Wiz Mag Italia, sono Gianluca Villa e sono qui oggi a presentare la nuova linea Originals di Speedy. Speedy ha realizzato sostanzialmente 5 capi nuovi che fanno parte della linea Original, che è distinguibile da questo marchietto. È il gatto simbolo di Vicenza col casco. La linea Original riprende quello che Speedy faceva tra gli anni 70 e gli anni 80, quando correva con Kenny Roberts. Ricordiamo che Speedy risiede nella Val di Chiampo, che è una delle zone più famose, soprattutto in Veneto, per la conceria delle pelli, una tradizione che si riporta dal XV secolo, quindi ha 600 anni di esperienza. Il capo che noi andiamo a vedere oggi è una giacca, molto bella, molto si può dire fashion. Perché? Perché non è destinata solo esclusivamente all'uso motociclistico, come adesso va molto di moda, ma si avvicina tantissimo anche all'after moto, ovvero arrivare in un posto tranquillamente, scendere dalla moto o anche non arrivarci nemmeno con la moto, presentarsi col giubbino e essere trendy. Oggi vedremo l'Originals, come abbiamo già detto, la Originals Leather, scusate, che è una giacca in pelle bovina con spessore tra il millimetro e il millimetro due, con un interno in cotone a fodera fissa, con le sue tre tasche esterne con zip e una tasca interna. Ha le protezioni di primo livello su spalle e gomiti, completamente estraibili. È una linea molto bella e una morbidezza del capo, perché il capo è trattato con oli che anche con l'andare del tempo cambieranno colore e daranno un effetto molto vintage, come va di moda anche in questo caso, diventando veramente un capo personalizzato per ogni utente in base all'uso che ne farà. I guanti sono dei guanti molto poco tecnici, lo dobbiamo dire, sono dei guanti destinati molto più al passeggio in motocicletta. Hanno un'imbottitura, non hanno protezioni di alcun tipo sulle nocche o comunque sul dorso della mano, e sono dei guanti che si abbinano a questa giacca. Nel dettaglio vediamo la zip di chiusura con all'interno la tasca dove c'è la ripresa del cotone. Questa è la tasca per inserire il paraschiena. Qui abbiamo una piccola tasca, perché le dimensioni sono giusto di 3,5 dita per inserire poca roba. Torniamo sulla manica, come potete vedere abbiamo un bottone con la sua zip di apertura. Per facilitarne l'utilizzo, in questo modo si allarga. Qui il collo è un girocollo basso con giusto un bottone per chiudere tutto. Un'altra caratteristica di questa linea Original è, oltre alla manica, la manica si infila dentro questo lembo di pelle che va a, diciamo, definire la zona di schiena. Sia a destra che a sinistra della giacca sono presenti queste due cinghie con doppia regolazione per intervenire e regolare la stessa giacca in una calzata più aderente durante l'utilizzo. La zona della manica riporta, come potete vedere molto morbide, le protezioni, ma le protezioni sono inserite all'interno di una tasca, quindi volendo si possono sia sfilare, cosa che a me non consiglio perché è sempre meglio tenere queste protezioni, ma anche magari utilizzare delle protezioni diverse, un livello 2 per esempio, anche se questo andrebbe a rendere questo giubbotto molto più rigido rispetto alla natura con cui è stato progettato inizialmente. Il palmo della mano del guanto Original è realizzato in pelle caprina spessore 0,9, ha il taglio in diagonale, ha un rinforzo sulla parte di maggior usura durante l'utilizzo in moto e ha anche una cucitura rinforzata sul pollice sia per il sinistro che per il destro. Inoltre sono dei guanti in pelle che vanno bene per l'utilizzo di schermi capacitivi, quindi di smartphone e anche di navigatori. Il dorso invece è realizzato in pelle di cervo, il logo
impresso riprende il gatto con il casco tipico di questa linea. Non ci sono protezioni supplementari su nocche e dita, ma è un guanto di pura pelle. Abbiamo un elastico di ritenzione sul polso per stringere e avvolgere la mano per tenerlo più saldo, quando lo si indossa. Bene, vi ho presentato il capo, come avete visto lo indosso, è un capo nuovo, quindi ci vorrà un po' di tempo perché si adatti in quanto la pelle tende a formarsi poi in base a come viene vestita. Questi capi sono al momento esclusivi di tre distributori che vedete in sovraimpressione. I prezzi, anche questi, parliamo di una giacca intorno ai 500 euro, dei guanti sugli 80 euro, i prezzi ottimi per la qualità che viene offerta. Spero mi seguiate ancora come WISMEG Italia, iscrivetevi al nostro canale e ci vediamo alla prossima recensione. Mi raccomando, seguendo sempre il mio consiglio, ovvero in moto, divertimento!